Con la lettura del telegramma inviato dal Presidente della Repubblica Sergio Mattarella per celebrarne l'opera e l'impegno, ha avuto inizio il 7 ottobre nell'aula di Palazzo Lascaris la cerimonia di consegna del sigillo della Regione Piemonte 2016 al servizio missionario giovanile SERMIG, in considerazione dell'impegno e della dedizione profuse nell'interesse di persone in difficoltà e dei giovani, attività realizzate anche al di fuori dei confini regionali e nazionali, in Brasile e Giordania, dove sono stati creati altri arsenali. A consegnare nelle mani di Ernesto Livero, fondatore e anima del SERMIG, la massima onorificenza piemontese, sono stati i presidenti del Consiglio e della Giunta regionale. Il conferimento di questo sigillo è molto importante per la comunità tutta, la comunità piemontese, perché è la certificazione di comportamenti virtuosi posti in essere da giovani, dall'arsenale della pace. Una fucina delle armi di guerra diventa la casa della solidarietà, la casa dell'inclusione. Ed è una certificazione di un tassello che inizia a creare, perché ce ne sono anche altri, infrastrutturali del sistema della nostra comunità, del nostro paese. Dicevo infrastrutturale facendo riferimento a un'infrastrutturalità sociale, dove tutti dobbiamo tenerci per mano e porre in essere comportamenti finalizzati al rispetto dell'altro, al rispetto della solidarietà, dove il sacrificio non deve essere visto e percepito come un momento di sconfitta, ma il sacrificio deve servire come forza, quindi per fortificare i comportamenti virtuosi. Noi abbiamo appunto la necessità, come rappresentanti di questa istituzione, come rappresentante del Consiglio regionale, di creare le condizioni affinché la fraternità possa essere il miglior collante per costruire una vera e sana comunità. Ogni volta che il SERMIG riceve un'onorificenza, certamente un senso di gratitudine ci prende. Però non la sentiamo nostra, la sentiamo di tutta quella gente che ormai da oltre 50 anni crede che il mondo si può cambiare, crede che il mondo abbia bisogno del contributo di ognuno di noi, quindi anche del SERMIG e dei nostri giovani. E con questi sentimenti noi ringraziamo di cuore tutti i consiglieri, tutte le persone che hanno accettato di firmare e prima di tutto il Presidente Laus che ha avuto l'idea che questo avvenisse e naturalmente con il placito di Sergio Chiamparino e di ognuno di voi. Grazie. Nell'occasione dell'assegnazione del sigillo, nel cortile d'onore di Palazzo Lascaris, sono state esposte tre opere scultoree dell'artista Victor Lopez, all'interno di un progetto curato da Patrizia Bottallo e realizzato dall'Associazione Martin. E ringrazio Mauro Laus che ha creduto nel progetto, Victor Lopez Gonzalez che con me ha creato il progetto, che non consta soltanto nell'installazione di semplici sculture, ma nel messaggio di un fenomeno che ci sta coinvolgendo, che è l'umanità in transito, cioè le migrazioni, di cui una parte sarà esposta con inaugurazione il 20 di ottobre al Museo di Arte Orientale di Torino, il MAO. E una parte importantissima entra capillarmente nella città con un ciclo di manifesti che da manifesti pubblicitari si trasformano in opere collocate in giro per la città. Grazie all'organizzazione che si chiama Martin, Martini Arte Internazionale, che coordina il progetto.